Ciao a tutti. Vogliamo distribuire dei documenti all'interno di un gruppo, per esempio di una classe o di un ufficio, con delle persone che sono intorno a noi, ma non vogliamo utilizzare la rete internet, oppure non lo possiamo fare o non possiamo avvalerci delle connessioni dei nostri interlocutori. Come spesso ho detto, la rete internet in realtà serve in pochi casi, nella stragrande maggioranza dei casi, quando si tratta di lavorare insieme ad altre persone, distribuendo dei documenti, noi possiamo organizzare una LAN, una rete locale che unisce i dispositivi delle persone che sono intorno a noi. Vediamo come si costruisce questa rete locale, una delle possibilità, attraverso un iPad che voi vedete qui, che crea un server e quindi diciamo che questo iPad è nelle mani del docente, del formatore, del soggetto che deve distribuire dei documenti, e qui vediamo invece il browser di un computer. Questo computer, attraverso questo browser, si dovrà collegare all'iPad e scaricare e ricevere i documenti che il formatore, il soggetto, ha messo a disposizione. Quindi entriamo nell'iPad e da Apple Store scarichiamo un browser che si chiama iCab Mobile. Un browser sarebbe un'applicazione come Safari che ci permette di navigare in internet. L'apriamo, andiamo alla pagina di John Steinbeck e poi vediamo che qui in alto abbiamo una freccia che punta verso il basso. Che cos'è questa freccia che punta verso il basso? È il deposito di iCab, è quello che gli altri soggetti vedranno quando si collegheranno a questo iPad. E in questo deposito sono state caricati dei documenti in PDF, altri in Keynote e così via. Quindi, per prima cosa, diciamo, il formatore e l'insegnante dovrà caricare i suoi documenti qui in questo deposito e lo farà attraverso il tasto più che vedete qui. Attraverso il tasto più può creare una nuova cartella per creare proprio un'organizzazione, quindi inserire i documenti all'interno di una struttura formata da cartelle, può scaricare per esempio delle pagine internet o delle immagini che trova su internet attraverso l'opzione download, oppure può semplicemente importare quello che gli serve e quindi lo può cercare anche in questo caso, vedete. All'interno dell'applicazione File siamo addirittura passati a Dropbox, quindi iCab si connette a Dropbox, apriamo una cartella e scarichiamo un'applicazione, per esempio un documento, per esempio questo. Ed eccolo che compare qui e viene caricato all'interno di questo deposito. Quindi una volta che sono stati preparati i documenti, bisogna solo attivare il server web. Per attivare il server web utilizziamo questa rotellina delle impostazioni. Quindi tap sulla rotellina delle impostazioni, poi cerchiamo strumenti, quindi rotellina delle impostazioni, strumenti e poi ecco esportazione, importazione. LAN, cioè creiamo una rete LAN, una rete locale. Se vogliamo la possiamo proteggere da password, ma tanto sappiamo quali sono le persone con le quali lavoriamo e quindi non abbiamo bisogno di complicazioni. Qui c'è il pulsante avvia server, quindi avviamo il server. Ed ecco che il server mostra anche un QR code. E quindi attraverso questo QR code basterà mostrarlo e tutti i dispositivi saranno automaticamente collegati. Oppure possiamo digitare l'indirizzo IP che è questo. Adesso noi lo facciamo dal computer, quindi digitiamo questo numero 192.168.1.116 e poi due punti 8080. 8080 è la porta virtuale attraverso la quale i dati sono abilitati per passare. Ed ecco che ci troviamo, siamo connessi ad iCab Mobile.
e dobbiamo scorrere fino in fondo e troviamo i documenti che sono stati inseriti. Non ci resta che scaricarli. Per esempio, abbiamo un documento Keynote, perfetto, lo scarichiamo. Abbiamo un altro documento che è un PDF, abbiamo un'immagine e quindi vediamo nella cartella di download dove sono finiti questi documenti e sono qui nella cartella di download. Abbiamo anche scaricato una presentazione di Keynote che è questa. Abbiamo scaricato un documento, potrebbe essere una dispensa da studiare. Eccolo qua. E c'è anche un'immagine. Come avete visto, è tutto estremamente semplice. Voglio ripetere un momento queste operazioni. Dall'App Store cerchiamo il browser iCab che ha questa possibilità di creare una rete locale, l'apriamo, siamo all'interno del nostro iPad, carichiamo nel deposito, che è quello che è indicato con la freccia in basso, i documenti che ci servono attraverso questo tasto più. Quando abbiamo svolto questa operazione, tap sull'ingranaggio e strumenti. Strumenti e quindi esportazione, importazione, LAN e avvia il server. Ogni volta che usciamo da questa schermata, il server si stacca, per cui si perde la connessione. Potrebbe capitare che magari 20-30 persone non riescono a collegarsi contemporaneamente, perché ovviamente l'iPad non è uno strumento predisposto, non è un router. Non è uno strumento predisposto per ricevere tante connessioni, però a piccoli gruppetti, un po' per volta, tutti scaricano quello che è necessario, senza bisogno in alcun modo di avere una rete internet. E questo è tutto.